Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesce o ascendente pesce. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna nuova del 13 novembre in Scorpione. Quindi andiamo a vedere la parte energetica, come ti influenza, e la parte amorosa, sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia nessuno. Ok, allora andiamo a vedere per pesci o ascendente pesci. Vediamo l'energia di questa luna nuova. Sapete che la luna nuova influenza sia 3-4 giorni prima, 3-4 giorni dopo, come anche la luna piena, Quindi lasciate che il tempo e l'energia di svilupparsi. Allora, andiamo a vedere. Mettiamoci il primo oracolo dell'archetipo. Padre. Aspetto luminoso, talento per creare la vita e appoggiarla, la luce positiva orientata dentro la unità tribale. Allora, come viene da dire che molte di voi si inizieranno proprio a fare il padre e il divino maschile, e quindi in questa luna nuova l'auspicio è quello che tu faccia azioni che si prendano cura di te e degli altri. Azioni rivolte verso la vera azioni vere. Il padre, il divino maschile, è proprio l'azione vera dentro te stessa e per gli altri e per fuori. Quindi è possibile che in questa luna nuova tu vada a dissipare completamente un aspetto di un controllo dittatoriale del tuo ego, lo vada a dissipare completamente, perché l'ego che ha dominato ha fatto il divino maschile, e quindi tu vada a fare azioni in virtù della tua volontà cosciente, che sono quelle relative alla tua parte spirituale, cioè tu fai azioni che tu vuoi fare rispetto a discapito del tuo ego, ok? Andiamo a vedere qual è l'altro oracolo a livello energetico, cosa ci dice il pesci. Torre, disconnetti e rilassati un poco. Allora ti sta dicendo di rilassarti in questi giorni affinché tu faccia quello che ti ho detto adesso, cioè tu vai a focalizzare l'attenzione sui dettami della tua anima a discapito del tuo ego, ti rilassi, ne prendi atto che tu il controllo dittatoriale dell'ego tu l'hai messo da parte, della parte razionale, ok? Rilassati, fai un po' di yoga, un po' di meditazione, in modo tale che queste informazioni si vadano a acclimatare dentro di te. Ok, andiamo a vedere adesso l'amore, come ti va a influenzare questa luna nuova in Scorpione del 13. Allora, vediamo cosa gravita prima nel tuo campo energetico, poi la tua persona di interesse, se c'è, altrimenti quella che sta arrivando, e l'energia finale. Per il pesci, molti di voi pesci, se siete uomini per esempio, questo è un appunto che do per i ragazzi o gli uomini che stanno guardando, stanno riflettendo sul loro ruolo di padre, se siete padri. Vi arriveranno intuizioni in merito, o state riflettendo sull'idea di diventare padre. Anche questo è possibile. Ok. Vediamo un po'. Pesci, amore, come ti va a influenzare questa luna nuova. Diamanti. 2 di spade, la regina di spade. Qua ti vedo amareggiata per una connessione, qua non sai cosa pensare rispetto a una connessione o rispetto all'amore. Se sei da sola ti vedo un po' con le barriere puntate verso l'altro fuori da te, verso l'amore in genere. Se invece hai una persona di interesse, qua vedo che sei, o si è chiusa una situazione, hai fatto la scelta di chiudere una situazione con una persona, oppure non sai cosa pensare rispetto a una persona. Forte il segno dell'acquario, gemelli, bilancia, ascendente o luna o Venere in questi segni. Quindi vedo un po' pensierosa su questo, un po' amareggiata. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse. Pesci, nei tuoi confronti, 10 di spade, infatti qua si è concluso un ciclo, 6 di bastoni, l'imperatrice, Guarda, io ti dico una cosa, se è successo qualcosa con la tua persona che interessa il 10 di spade, si è concluso un ciclo, qua questa persona ha le intenzioni di avere un pieno successo, un pieno esito con te, di darti tutto ciò che meriti. Proprio 100%. Te ti vedo dubbiosa o con un po' di riflessione, insomma. Se è una persona nuova, qua sta arrivando una persona di spessore e di valore che vuole darti tutto ciò che meriti, quindi attenzione alle lucubrazioni mentali, eh? Forte energia del toro, fortissima energia del toro. Vediamo un po' energia finale. Pesci, la regina di coppe, qua ci sei tu, che tu sei un uomo o donna. 4 di spade, 3 di spade. Allora qua tu necessiti del tempo per sanare la tua ferita e le tue ferite interiori. Mi parlano soprattutto di te, che ci può essere silenzio tra te e la tua persona di interesse. Tu stai sanando le tue ferite interiori. Sì, 5 di denari, non ti ha dato ciò che meriti. Vediamo un po' cosa porta il 3 di spade. Cosa c'è dopo il 3 di spade? L'energia del 3 di spade, 10 di bastoni. Questa situazione di dolore ti ha veramente stancato. Sei stanca per una situazione di dolore. Allora ti dico una cosa, partiamo per le ragazze single, va bene? Qua infatti ti dice, lascia che prenditi un momento di riflessione. Qua c'è la tua persona, una persona che arriva in questi giorni, o la puoi aver conosciuta da poco, stai aspettando di prendere una decisione, non ti sei ancora vista. Fatto sta che qua la persona nuova è ben disposta nei tuoi confronti. Ottima predisposizione. Io qua vedo che in questi giorni tu te la prendi con calma prima di decidere che decisione fare. Se è una persona di tuo interesse, stessa cosa. Io qua vedo una persona eccezionalmente predisposta nei tuoi confronti, in modo eccezionale. Io vedo che qua c'è stata una chiusura, un dolore forte, qualcosa che è successo. Questi sono giorni di riflessione per entrambi. Dopo questi giorni di riflessione, questa persona, visto che ha il 6 di bastone e l'imperatrice, farà un'azione di successo nei tuoi confronti. Infatti qua c'è il giudizio, c'è una rinascita dopo questa situazione, va bene? Ok. Andiamo a vedere l'energia positiva in questi giorni per te. 3 di bastoni, energia positiva. Guarda, tutto il dolore viene messo alle spalle. Il 3 di bastoni come energia positiva mi parla di una nuova apertura di cammino che si apre tra te e l'amore o tra te e la tua persona di interesse. Al positivo mi parla di un'attesa, il 3 di bastoni, che è positiva, tant'è che te l'ho già detto qui. Ok. Andiamo a vedere la carta negativa. Cavaliere di bastoni, probabilmente tu eri stanca di un'inconsistenza, eri stanca di comunicazioni intermittenti, sei stanca di comunicazioni intermittenti, di persone che va, che viene, e questo ha potuto generare conflitto interno, esterno, quindi eri stanca anche del mancato impegno di una persona, tutto questo. Però dai il tempo, perché questa è una stesa bomba, eh? Non hai idea di cosa accade dopo questo momento qui. Ok. Andiamo a vedere un po' cosa ti dirà questa persona. Tu sei l'amore. Tu sei l'amore. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra, e questo deve essere, questo è l'essenziale, di Gabriele D'Annunzio. Questa persona vuole stare con te a tutti i costi, perché insieme vi evolvete. Un'altra. Io ti stupirò. Che cosa ti ho detto appena abbiamo finito, prima di aprire queste carte? Passati questi giorni di relax, di approfondimento interno, magari tu volevi più impegno, questa persona non voleva impegnarsi, mediterà sull'aspetto del padre, no? Di prendersi cura sia della propria donna, sia della famiglia, di essere padre magari anche, no? Io ti stupirò, te l'ho già detto prima, te l'ho detto che è la carta del 6 bastoni dell'imperatrice. Ti stupirà, qualcosa di incredibile, vedrai, tanto poi me lo direte. Andiamo a metterci una carta oracolo, l'altro oracolo, dove li ho messi? Eccoli. Oracolo delle risposte. Guarda, felice, felice, te l'ho già detto, te l'ho detto già. Che ti devo dire più? Ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.